Dopo l'età dell'alba, le terre dei Reami vedono l'avvento di un nuovo periodo storico, la prima fioritura, che va da almeno 24.000 DR almeno 12.000 DR. Come detto nell'episodio precedente, gli Elfi saranno i protagonisti indiscussi di questa tappa. Correva l'anno meno 24.500 quando gli Elfi, fuggiaschi dal Feywild, dopo moltissime guerre magiche, si stabiliscono nelle nuove terre di Thoril, nel territorio da loro battezzato ufficialmente come Faerûn, che in elfico significa una terra. Le prime generazioni di elfi, comunemente chiamati dorati, presero il nome di Elfi del Sole, mentre altre generazioni, chiamate argentei, presero il nome di Elfi della Luna. Non tutte le sottorazze elfiche, però, custodivano una cultura pacifica. Vi erano infatti alcuni tipi di elfi oscuri, che facevano parte di una tribù con mire espansionistiche, chiamata i Lithiri. I draghi dominavano ancora molti territori, ma questi elfi, non è ben noto come, riuscirono a scendere a patti con loro, garantendosi un piccolo regno a sud e fondando la capitale Athornash, la città in superficie degli Elfi Oscuri. Questo, ovviamente, prima che migrassero sotto la superficie di Thoril, nell'Underdark. I draghi il tempo spadroneggiavano ancora incontrastati nei cieli, minacciando ogni altra razza con i loro poteri sconfinati. Fu per questo che alcune tribù elfiche, radunandosi, decisero di convogliare la magia in un circolo magico eretto dagli alti arcimaghi elfici, i più grandi incantatori della razza, in grado di plasmare la magia nella sua forma più perfetta, creando un effetto magico leggendario che verrà conosciuto come Draco Rage Metal. Questo effetto magico comprende all'incirca un'area di 250.000 miglia quadrate, dove la King Killer Star, una cometa visibile da Thoril, che appare periodicamente nei cieli di quest'ultimo, riesce a produrre un effetto psichico terribile sui draghi, conosciuto come Furia dei Draghi. Infatti, questa magia rende inutile l'intelligenza avanzata dei draghi e li rende molto poco diversi da semplici bestie, che distruggono qualunque cosa gli capiti a tiro per ben 10 giorni. I draghi, semplicemente fuori gioco, perdono il controllo dei cieli e dei loro regni. Approfittando di questo crollo, gli elfi stringono accordi con i giganti e iniziano a far crescere i loro regni, prendendo spunto da Athornash, la città degli Elfi Oscuri. A questo punto possiamo rielencare le tribù elfiche che iniziarono a rendersi autonome. Elfi dei boschi, elfi selvaggi, elfi acquatici, elfi della luna, Elfi del Sole, conosciuti anche come Elfi Alti, e infine gli Elfi Oscuri. Arriviamo così in un periodo di particolare crescita per queste tribù, che iniziano ad osservarsi intorno, cercando i territori più idonei alla sopravvivenza della loro razza. È proprio questa ricerca del territorio perfetto che ci porta a parlare di uno degli eventi più particolari e famosi di questa storia, la scissione, o meglio conosciuta col nome di The Sundering. Ci troviamo nell'anno meno 17.600 DR, quando gli alti arcimaghi elfici decisero che non era la loro razza a doversi adattare al territorio appena trovato, ma il contrario. Essi trovarono il modo di replicare una particolare magia che solo Ao in persona aveva utilizzato, sino a quel momento, per creare i mondi. La scissione, infatti, fu una copia di quella magia in scala ridotta. Essa consisteva nel creare un nuovo continente, fatto apposta per gli elfi, una nuova casa. Il rituale costò la vita agli alti arcimaghi elfici e produsse effetti catastrofici per il Faerûn e per la stabilità della trama. Il circolo magico distrusse gran parte dei regni elfici esistenti e Athornash, la città degli Elfi Oscuri. Assieme alla loro città, gli Elfi Oscuri videro i templi della loro divinità principale, Faerûn, figlio di Lolth e Corellon, crollare sotto i danni collaterali della scissione. Questo permise a Lolth di insediare il suo credo, inneggiando alla vendetta. Però la scissione, a discapito delle conseguenze, fu un successo. Nacque così l'isola di Evermeath, anche conosciuta come Isola degli Elfi. Essa venne immediatamente benedetta da Corellon, il dio di tutti gli elfi, così da poterla proteggere dalle altre divinità elfiche malvagie. Questa benedizione venne simboleggiata dall'Albero delle Anime, un dono agli Elfi di Evermeath, di Corellon e Angarrad, una divinità al servizio di Corellon.
Questo alberello, chiamiamolo così, crescendo in futuro costituirà un rifugio sicuro per gli elfi rimasti sul Faerûn. Ovviamente per elfi non drow. In seguito moltissimi altri imperi elfici iniziarono a crescere, tra cui ricordiamo quello di Myeritar, divenuto capitale dell'alta magia elfica. Adesso una piccola curiosità. Gli umani, intorno almeno 14.000 DR, iniziarono a cacciare in piccole tribù barbariche, con alcuni rudimenti bardici della magia, evitando le altre razze come draghi, elfi e giganti. Essi erano conosciuti dagli elfi col nome di Talfir. Questo è un periodo di transizione, come avrete capito, curiosi avventurieri. Un periodo che vi abbiamo esposto a grandi linee e che contiene moltissimi dettagli relativi a numerosi imperi elfici, che però non possiamo analizzare uno per uno. Ma quelli che vi abbiamo esposto sono gli elementi più utili e necessari per proseguire la nostra storia, che vedrà come prossima tappa le guerre della corona.